Ciao a tutti, in questo caldo pomeriggio volevo portarvi qua in giardino per farvi vedere alcuni angolini decorati con degli oggetti, qualcosa abbiamo già visto nei video scorsi di appuntamento in giardino, con degli oggetti recuperati, quindi un video che parla di riciclo per dare una nuova vita a delle cose che poi possono essere anche discutibili, però possono arricchire un pochettino il giardino creando degli angolini che possono essere anche divertenti e a volte anche un po' spaventosi. Io ho portato anche un serpentello di legno, dopo lo vediamo nel video, ma tutto può essere anche divertente. Poi sono oggetti di riciclo, quindi dureranno quello che dureranno, quando saranno veramente alla fine poi li potremo portarli via. Però prima sempre un po' di fantasia nel riutilizzo di oggetti che abbiamo, perché tante volte abbiamo delle cose che ci dimentichiamo di avere e che effettivamente in giardino prendono poi magari una piccola importanza che può anche essere quella di trasmettere dell'allegria o del divertimento. Vediamo insieme questo video di appuntamento in giardino dedicato al riciclo. Tra le varie cose che ho riciclato qui nel mio giardino c'è questa tinozza di alluminio in cui sto facendo crescere la Saracenia psittacina con delle drosere intermedie rotundifoglie, perché ormai me le ritrovo veramente ovunque, e in più anche una bella dose di sfagno da far crescere anche per creare questi cuscini. La psittacina l'ho messa qui in questa tinozza. Ho cercato di infossarla un pochettino, qui tutto galleggia perché la torba l'ho idratata io e quindi tende sempre un po' a galleggiare, col tempo piano piano andrà un po' più a fondo e quindi la psittacina, quando questo contenitore si riempirà poi di acqua, sarà leggermente sommersa, proprio come succede in natura. Spero che accada, perché la torba adesso galleggia ancora, però spero che poi scenda un pochettino giù, in teoria dovrebbe essere così. Quindi riciclo di una tinozza di alluminio per coltivare magari le nostre piante carnivore. In più, come elemento decorativo, ho riutilizzato questo pesce che avevo acquistato in un mercatino tantissimi anni fa. L'avevo rotto qui per poter mettere degli incensi in modo da vedere poi il fumo che usciva dalla bocca. Delle cose un po' particolari, però alla fine è rimasto sempre relegato in un garage. L'ho tirato fuori, l'ho sistemato qui in quest'angolino, come se guarda un po' le piante carnivore. E siccome qui c'è molta acqua, perché c'è il fiore di loto e i vasi con le piante carnivore, richiama un pochettino quello che è l'ambiente acquatico e quindi il pesce qui ci sta benissimo. In più qui c'è sempre questo riciclo che ho fatto, che mi piace veramente tanto, con questa tazza enorme della colazione, che non è una tazza della colazione ma è una tazza decorativa, riutilizzata in giardino per coltivarci dentro la Saracenia purpurea. Purtroppo si è spaccata, così gli ho messo del fil di ferro per tenerla un po' insieme, e il gelo credo che me l'abbia spaccata quest'inverno. Quindi ho fatto questo lavoro e sta crescendo una bellissima Saracenia purpurea. Anche questo specchio dovevamo buttarlo via, mi spiaceva tantissimo, perché è rotondo, sembra quasi un fiore grande, era molto più bello quando era un po' sano, diciamo, poi col tempo si è veramente devastato, ma l'abbiamo appeso qua in questo muro che ho ripulito 2 anni fa, da tutte le erbe che crescevano. Adesso stanno crescendo altre erbe, comunque ci sto facendo arrampicare anche sopra la passiflora, e si è creato un piccolo angolino con uno specchio che ha questa funzione di dare anche profondità magari ad un ambiente. Quando abbiamo degli ambienti un po' piccoli, mettendo uno specchio tutto sembra molto più grande. Qui naturalmente di spazio ce n'è tantissimo, ma a volte passo, do l'acqua alle mie piante, guardo attraverso lo specchio e vedo quella parte del gazebo tropicale, mi sembra che qui tutto continua. Quindi anche gli specchi hanno questa funzione un po' di creare dei nuovi ambienti, anche se sono il riflesso di quelli che abbiamo già. Oggi c'è una pericolosa invasione di campo, sono scappate le due caprette e Maya, la pecora, India, Nepalina e Maya. Devo cercare di recuperarle e metterle dentro, altrimenti qua si divorano il giardino. Me ne sono accorto mentre facevo il video, provo a richiamarle. India, Nepalina, dai! Maya! Bye.
Anche questo gallo è un elemento che abbiamo recuperato, era finito qua in giardino negli anni scorsi, buttato da qualche parte, non mi ricordo, in mezzo all'erba. Ho detto dai, cerchiamo di riutilizzarlo. È molto bello, è ancora intero e sta molto bene su questo paletto di bambù messo qui che fa un po' da guardia all'orticello. Eccomi qua davanti ad una statuetta che avevo in casa, poi è caduta e si è spaccata completamente. Perché buttarla via e comprarne un'altra? Solitamente in queste statuette di Buddha si rompe sempre la parte finale che è sulla testa. Questo è proprio simbolo di illuminazione del Buddha. È la prima parte che si rompe sempre nei Buddha, quando li maneggiamo troppo ci cadono eccetera. Questo invece si è spaccato proprio nella parte della gamba, gli manca praticamente una gamba. Non ho voluto buttarlo via perché il prezzo d'acquisto di un Buddha di questo tipo, nonostante sia fatto di resina, è sempre abbastanza alto. Ho detto no, si riutilizza fin quando non sarà completamente distrutto. Siccome è molto fine, ho sempre pensato che una forte grandinata magari poteva distruggerlo, gli eventi atmosferici, il gelo, e invece lui, anche se gli manca un po' una gamba, continua ad essere qua in giardino e quindi rimarrà qui sotto questa pietra che ho trovato sottoterra proprio in questa zona, scavando per piantare, non mi ricordo se una rosa o una canna indica. Anche questa pietra ha una forma leggermente triangolare, tutto ciò che è triangolare cerca sempre di catturare l'energia. Poi l'ho rivolta verso l'alba del mattino e quindi questo è un posto energeticamente molto forte. Nonostante ci sia questa spaccatura, questo Buddha mi fa capire che nonostante le difficoltà tutto può comunque resistere nel tempo. E quindi è un piccolo insegnamento da questo piccolo Buddha rotto che continuerò a custodire qui nel mio giardino. Quest'estate è molto calda, ci sono delle temperature che sono veramente notevoli, siamo arrivati anche a 33-34 gradi. Qualche giorno fa ha fatto una pioggia incredibile che finalmente ha bagnato un pochettino il giardino perché ci andava una bella pioggia. Ho pensato, siccome fa veramente tanto caldo e ha piovuto dopo tanti giorni di siccità, perché non creare una piccola ambientazione in cui c'è sì, non un altro Buddha, ma un monaco sistemato all'interno di questo vaso di recupero di terracotta con questo foro. Infatti mi ha fatto subito venire in mente questa idea di inserirci dentro il mio piccolo monaco. Qui si può mettere una candela, eccetera, la sera, sistemato qui sotto per avere più protezione possibile perché è abbastanza delicato, e sopra ho sistemato questa piccola vasca di un vecchio lavabo di questi qui che si possono spostare, preso da un mercatino tantissimi anni fa, in cui ho sistemato delle pietre e dell'acqua in modo da dare la possibilità agli uccellini di venire a farsi il bagnetto e magari anche a bere, visto che c'è un po' scarsità d'acqua. Tutto molto carino, qui ho messo una decorazione natalizia con tante piccole monete. Un po' così, per decorare questo angolino del giardino in cui c'è il falso gelsomino. Insomma, ho creato un qualcosa che secondo me è abbastanza piacevole e bello, e sarà ancora più bello quando verranno poi gli uccellini a farsi il bagnetto, magari all'inizio dell'inverno, comunque anche durante l'inverno gli uccelli a volte vanno a bagnarsi dove trovano un pochettino di acqua, mi sembra, ma in estate sicuramente verranno qua a bere. Adesso è di nuova installazione, quindi devono prendere confidenza con questo nuovo elemento in giardino, ci vorrà del tempo prima che verrà utilizzato da questi uccellini. Facendo tantissimi giri di discarica in questi giorni di vacanza, abbiamo fatto un bel po' di lavoro, è saltato fuori tra le cose che abbiamo buttato via, cose più che altro rotte che non servivano veramente più. Abbiamo cercato di tenere le cose che possono essere riutilizzate, e tra queste è apparso questo cobra di legno comprato penso una decina d'anni fa e finito nel dimenticatoio. Così gli ho ridato una nuova vita sistemandolo qui tra i cactus. Appena lo si tocca, vedete che se lo faccio strisciare si muove un po' come un serpente vero, è veramente qualcosa di straordinario questo cobra. L'ho sistemato qui e gli ho ridato una nuova vita qui nel mio giardino. Può essere un po' una scelta un po' discutibile, però mi piace, nel senso, proprio per dare ogni tanto al giardino quel tocco un po' divertente che fa sì che il giardino sia anche un posto piacevole magari da girare e osservare. A qualcuno può anche non piacere perché è un serpente, ci sono persone che magari hanno questa repulsione un po' per i serpenti, però è un serpente di legno con questi due occhietti poi tra l'altro molto simpatici. Concludiamo questo video con questa piccola ambientazione che può essere anche un pochettino kitsch, però qui c'è una casetta di recupero, questa non volevo buttarla, volevo riutilizzarla finché veramente sarà poi proprio da buttare via. E l'ho sistemata qui con questa gallinella che ho preso ad un mercatino ad un prezzo irrisorio, una gallinella di
metallo perché avevo voglia di colorare un pochettino e di creare un qualcosa di particolare in questo piccolo angolino. E così ho messo la gallinella, la casetta di recupero che avevo decorato anche in stile indiano, però poi alla fine si è scolorita un pochettino col sole, l'ho messa qui. E in più, facendo questi giri di discarica di cui ho parlato prima, è saltato fuori nel garage questo coniglietto bellissimo, sano, che non mi ricordavo neanche più di avere. Quindi chissà quante cose abbiamo che possono essere riutilizzate nella nostra casa. L'ho sistemato qui, come se esce dalla casetta per salutare la gallina. Dai, con questo io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. E ricordiamoci sempre di essere liberi, di poter riciclare tutto quello che vogliamo se abbiamo la fantasia di dargli una nuova vita. Ciao a tutti e grazie.